Un'avventura vichinga. Ciao Pocoyo, cosa stai leggendo? Un libro di cavalieri. Ah, è un libro che parla di vichinghi. Sì! Vichinghi! Vedo che te ne intendi di vichinghi. Sì! Ma contro chi stai lottando? Kraken! Contro il Kraken! Combatti molto bene, Pocoyo. Ma per essere un vero vichingo hai bisogno di un elmo, uno scudo e soprattutto di una barca. Vichingo! Così va meglio. Prendo Kraken! Scusatelo, Pocoyo è un vichingo ed è molto concentrato perché sta per combattere contro il feroce Kraken! Ma, Pocoyo, che problema c'è? Loro non sono vichinghi! Così è perfetto, direi! I coraggiosi vichinghi partono per una spedizione. Che cos'è, Pocoyo? Oh, ma certo, è la mappa per trovare il Kraken. Oh, sembra che abbiate compagnia. Tutti ai propri posti! State attenti, vi hanno circondato! Meno male, è solo rompottino. Tutto bene, Pato, sei salvo! Ciao ciao rompottino, arrivederci Bruco, siete degli squali fantastici. Hai visto qualcosa Pocoyo? Oh oh, Pato, sta succedendo qualcosa di strano. Pato! Oh, non puoi sentirmi con l'elmetto. Credo ci sia qualcosa che non va. Stai attento, vai troppo veloce. Pato, stai bene? Ronfotto la sirena sta cantando. Certo! Il suo canto ha incantato Pocoyo e Ellie! Bravo, Pato! Ci hai salvati! Oh no! Ronfotto la sirena ha aperto gli occhi! Appena in tempo! Siete stati bravissimi! Ma avete notato che state volando? Mi chiedo da dove arrivino. Un momento, cosa è stato? Ah, Ronfottino e Bruco vi hanno aiutati. Kraken! Yeah.
avanti! C'è qualcosa che vi blocca! Cosa sono quelle bolle? Oh, il Kraken! Vichinghi! Ellie, fa attenzione! Cosa... L'hai fatto proprio arrabbiare. Penso io. Ma certo, che idea brillante. La musica calma i Kraken. Che senso del ritmo. Evviva la musica e le avventure con gli amici. Alla prossima. La caccia al tesoro. Ciao, Pocoyo! No, ciao! Arr! Oh, sembri un vero pirata! Oh. Credo che tu non sia l'unico pirata a navigare queste acque. C'è Piuma Rossa Pato! Ciao, Ellie! Cioè, Capitan Ellie! Oh? Arr! Oh, c'è un messaggio! È una lettera? Una pergamena? O una lista della spesa? È una mappa! Mappa tesoro! Trovare! Pirata Pocoyo, indicaci la strada! Arr! Non sai leggere la mappa, vero? Bell'idea, Capitanelli! Per prima cosa bisogna capire dov'è il nord. Ok, così va meglio. Pirati, cerchiamo il forziere! Trovato! Eccolo! Tesoro! Oh, che cos'è? Facci vedere. Un'altra mappa? Che bel tesoro! E guardate, c'è un altro bottino nascosto in fondo al mare. Sì! Intrepidi pirati, che la ricerca continui! Presto, April! Oh, mannaggia! Il bottino è nostro! Evviva la vittoria dei pirati! Evviva! Altra mappa? Sembra che ci siano tanti altri tesori da trovare. Fantastico! Hai ragione, Ellie. Ora, come possiamo andare via da qui? Oh, ciao, balena! Come facciamo a lasciare il fondale marino? Oh, grazie!
giusto. Il tesoro deve essere proprio lì. Presto sarà nostro. Oh no! È l'alieno arrabbiato! Dice che abbiamo invaso il suo pianeta e ora lui distruggerà il nostro! Siamo spacciati! È questa la vera caccia al tesoro! L'alieno arrabbiato voleva solo aiutarci. Dovete sapere che lui è... Oh, che emozione! Veloci, apritelo! Queste sono un sacco di mappe del tesoro! Mappe! Vuoi una mappa? Evviva i pirati che trovano i tesori! La ricerca continua! Ciao ciao, alla prossima! Pato subacqueo. Buongiorno, Pocoyo! Ciao! Ciao, Ellie! Ehi là, Pato! Cos'è questo rumore? Ah, certo! Pato ha puntato la sveglia! Che strano! Fai le valigie! E dove vai, Pato? Stai andando a trovare i tuoi amici Fred e la balena in fondo al mare! Bello! Giusto, bravo! Ti occorreranno quando sarai in mare. Siete curiosi di sapere che cosa sta per fare Pato, giusto? Qualcuno di voi può dire a Pocoyo ed Ellie dove sta andando Pato? Va a trovare la balena e il polipo! Va di fondo al mare! Ciao, Pato! Divertiti! Giocare con gli amici sotto il mare. Cosa c'è di più bello? Cos'è? Una palla! Fantastico! Coraggio, allora si gioca! Oh, oh, oh. Oh. È complicato giocare a palla sotto il mare. Oh no! Il mare si sta portando via tutti i tuoi giocattoli dalla valigia! E adesso con che cosa giocherai? Ah, la trombetta! Sì, dovrebbe funzionare! Oh cielo! Ho l'impressione che la trombetta e l'acqua non vadano molto d'accordo. Ah, ecco una cosa da fare! Leggere i fumetti! Oh no, è rovinato! Pato? Oh cielo, non riesci neanche ad arrabbiarti perché l'acqua ti rallenta i movimenti. Temo proprio che Pato non si stia godendo la gita come si aspettava. Niente di meglio di un delizioso pranzetto per tenerti allegro, non è vero, Pato? Ah, è sicuramente un piatto interessante.
Spaghetti di alghe, vero? Pato vorrebbe sapere se ne volete assaggiare un po'. Non li vogliamo! Li mangi tu! Io? Oh no, 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 no! Ho pranzato prima! Temo che ti tocchi mangiarli, Pato! Bravissimo, Pato! Oh no, non vorrai andartene, Pato! E perché non hai nessun giocattolo che funzioni? E non ti piace il cibo, vero? Secondo me hai nostalgia di casa. Ehi, guarda! La balena ti fa fare un giro prima che tu te ne vada. Così potrai vedere quanto può essere emozionante stare in fondo al mare. Wow! Ehi! Ma è come stare in un immenso parco giochi! Sì! C'è un'altra cosa che la balena vorrebbe farti vedere prima che tu vada via. Una bolla! Ma guarda! Puoi giocare a palla lì dentro, proprio come a casa! Queste sono spugne. Una pedana elastica fatta di spugne. Che spasso! Guardate, Pato ha l'aria di divertirsi davvero un mondo. Che ne dite voi? Alla fine a Pato piace stare in fondo al mare? Sì, si diverte! Gli piace! Questa cos'è? Una conchiglia gigante. Cosa c'è dentro? Sono Pocoyo e Ellie! Evviva, è bello scoprire nuovi mondi! Evviva gli amici acquatici! Ciao ciao, alla prossima! Ahoy, Pocoyo! E là, Pocoyo! Oh dear, a pirate flag? Una bandiera pirata? I nostri amici sembrano diversi! Hanno un cannocchiale, telescope? Pocoyo ha una benda sull'occhio, eye patch. E hanno una mappa, map. Ho capito! Sono pirati, pirates! Treasure chest! Treasure chest, forziere! Sono pirati in cerca di un tesoro. Piranhas! Oh, sono piragna! Attento, pirata Pocoyo! Pocoyo's Fairy Tales, le favole di Pocoyo. Hello, Pocoyo. Che cos'è quello? Story! Story, storia. Sembra che Pocoyo voglia raccontarvi una storia. C'era una volta un dinosauro, dinosaur, che voleva andare su un'isola, quindi salì su una nave, ship. Ma poi la nave iniziò ad affondare, sink. Così prese una barca, boat. Ma anche la barca iniziò ad affondare, sink. Allora si mise a nuotare, swim. Quando arrivò sull'isola, island, telefonò alla sua amica formica, ant, e le chiese di raggiungerlo. Così la formica salì su una nave, ship. Ma la nave iniziò ad affondare, sink. Quindi salì su una barca, boat. Ma anche la barca iniziò ad affondare, sink. Allora la formica si mise a nuotare, swim. Quando la formica arrivò sull'isola, island, fecero un bellissimo castello di sabbia e si divertirono molto. The end, fine. I nostri pirati sono ancora in cerca del tesoro, treasure. Credo che Pato abbia visto qualcosa. Sapete dire a Pocoyo che cosa ha visto Pato? The treasure chest! He saw the treasure chest!
Treasure chest, forziere. E che cosa ha usato Pato per vedere il tesoro? The telescope! Cannocchiale, telescope. Che cosa vedi, Pocoyo? Treasure chest, forziere. E quello che cos'è? Monster! Monster? Mostro? Il tesoro è sorvegliato da un mostro! Ma come faranno i nostri pirati a prendere il tesoro? Wheel of Colors, la ruota dei colori. Benvenuti al nostro gioco! Il colore di oggi è... arancione, orange. Ognuno deve cercare una cosa arancione, orange. Una cosa arancione, orange. Che cosa troverete? Bene. Guardiamo le vostre fotografie, pictures. Una tenda arancione, orange tent. Una bandiera arancione, orange flag. Un mattoncino arancione, orange block. Ottimo! Continuate a cercare oggetti arancioni, orange. Una carota, carrot, sì, è arancione. Una chiave arancione, orange key, excellent. E questo? Sapete cos'è? An orange alien, un alieno arancione. Very good. Evviva l'arancione, orange. Urrà! I pirati hanno toccato terra. Oh, arrivano anche i piranha, piranhas. Oh. Oh, no! Il mostro si è svegliato! Scappa, Pocoyo! Run! Ecco i piranha! Piranhas! Run, Pato! Run! Oh, dear! Phew! Ora aprite il forziere! Treasure chest! Oh! Sapete dirmi che cos'è? A map! A map! Una mappa! Un'altra caccia al tesoro! Ahoy, Pocoyo! Let's sing! Cantiamo! We are the great little pirates. We have a map and a telescope. We are the great little pirates. We're sailing the sea with our pirate flag. We are the pirates in search of a treasure chest. We have a map that tells where it is. We are the pirates in search of a treasure chest. Looking through that telescope. Pirates in search of a treasure chest. We have a map that tells where it is. We are the pirates in search of a treasure chest. Looking through that telescope. Ciao, Pocoyo. Cosa stai facendo? Oh, certo. Aspettiamo. Oh, hai disegnato un biglietto, è anche molto bello. Qualcuno sa cosa rappresenta il disegno? Una balena! È un biglietto per la balena. Un attimo, oggi è forse il suo compleanno? E darà una festa di compleanno?
Ellie, hai preso un regalo per il compleanno della balena? Un palloncino! Ma come lo impacchetti? Bravissimo, Pocoyo! Chissà se la balena saprà indovinare di cosa si tratta. Pato! Vediamo cosa le ha preso Pato. Che meraviglia di torta, Pato! Bene, la balena apprezzerà molto i suoi regali. Dalla balena! Oh cielo, sembrava il rumore di un palloncino che scoppia. Accidenti. Beh, almeno abbiamo ancora il biglietto e la torta. Pato, credo che tu abbia perso qualcosa. La tua torta. Qualcosa mi dice che l'hai ingoiata quel pesce. Se non altro, avete ancora il bellissimo biglietto di Pocoyo? Sì, ecco la balena! Buon compleanno, balena! Abbiamo fatto un bel viaggio, balena! Tutti ti hanno preso dei bellissimi regali. Ellie voleva regalarti un meraviglioso palloncino. Ma sfortunatamente si è rotto per strada. Pato invece aveva preparato una bellissima torta. Ma disgraziatamente un pesciolino se l'è mangiata. Per fortuna è rimasto un regalo. Pocoyo ti ha disegnato un magnifico biglietto d'auguri. Oh no! L'acqua ha rovinato il bellissimo biglietto di Pocoyo. Accidenti, niente palloncino, né torta, né biglietto. Guardate, la balena è felice anche se non ha ricevuto né il biglietto, né la torta e neppure il palloncino. Qualcuno sa spiegare a Pocoyo, Pato, Ellie cosa, o meglio chi, hanno portato alla festa della balena? Hanno portato se stessi! Sì! Pocoyo, Pato e Ellie sono qui! Evviva! Il più bel regalo di tutti, gli amici! Evviva Pocoyo! Alla prossima! Ciao ciao! Ciao!
Ciao Pocoyo. Ciao. A cosa giochiamo oggi, Pocoyo? Sì, anch'io la vedo, Pocoyo. È qualcosa che luccica. Non sono sicuro che Pocoyo sappia di cosa si tratti. Qualcuno sa dirgli cos'è? È una chiave! Chiave! Proprio così, una chiave. Chissà quali sorprese potrebbe schiuderci. Che emozione! Già, e se non fosse che ormai sono diventato saggio, la scambierei per la chiave di uno di quei forzieri in cui i pirati nascondevano il loro tesoro. Tesoro? 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 Tesoro, tesoro. Tesoro, tesoro. Incredibile! Sembra... è proprio il buco di una serratura, Pocoyo! Tesoro? Fai un tentativo. Beh, non sarà un tesoro, ma... non ho mai visto niente del genere prima d'ora. Ciao! Tesoro? Tesoro! Tesoro? Veramente non ci sono tesori qui. Scusaci se ti abbiamo svegliato, Ronfotto. Chiave! Chiave! Tesoro! Tesoro! Chiave! Tesoro! 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 Aha! Un altro buco di serratura! Non sapevo che avessimo uno scantinato! Tesoro! Tesoro! Sorpreso di vederci, Pato? Tesoro, Pato! Tesoro, tesoro! Emozionante! Forza, usa la chiave! Sono finiti in fondo al mare! Tesoro? Direi che più in giù di così proprio non potete andare! Non ci credo. Guardate! Tesoro! Sapete, forse è davvero il tesoro. Dopo quello che ho visto oggi, niente può sorprendermi. Forza, Pocoyo, aprilo!
Cosa ci sarà dentro? Dolci, giocattoli. Cosa può essere il tesoro? Cos'è? Che c'è dentro? Perché non andate tutti a vedere, così poi mi dite cosa c'è nel forziere? Solo tante chiavi! Tesoro! Non potevamo trovare tesoro migliore dopo il divertimento di oggi, vero? Continuate ad aprire porte, a fare domande e a esplorare il vostro mondo. È la chiave di tutto. Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Oh, è proprio una giornata caldissima qui da Pocoyo. Guarda, c'è Ellie! Sta cercando di rinfrescarsi, pare. Ciao, Ellie! Non hai visto Pocoyo oggi, vero? Strano. Di solito a Pocoyo piace il caldo. Già, forse è compato. Grazie! Ciao, Ellie! Ecco Pato. Credo che anche Pato stia cercando di rinfrescarsi. Pato, hai visto per caso Pocoyo? Scusa, Pato, era un no o... Pato, scusami, ma ancora non capisco. Stai dicendo... Bene, bene. Cerco ancora. Scusa se ti ho disturbato, Pato. Ma allora dove sarà Pocoyo? Dove sarà mai Pocoyo? Oh, eccoti finalmente. Ciao, Pocoyo. Ciao, Lula. Ciao! Guarda, è il fiore musicale di Pocoyo. Fiore! Musica! Pocoyo adora il suo fiore musicale. Sapete, credo che Pocoyo abbia l'unico fiore musicale in tutto il mondo. È vuoto, Pocoyo. Ancora musica? Sì, sarebbe bello avere altra musica, vero? Ma come fa il tuo fiore a suonare ancora se il tuo annaffiatoio è vuoto, Pocoyo? Qualcuno può aiutare Pocoyo? Dagli ancora acqua! Ancora acqua! Anche il rubinetto si è prosciugato con questo caldo. Meno male che hai riempito l'annaffiatoio per il tuo fiore. Fiore! Povero Pato, avrà una sete terribile. Bravo, Pocoyo. È gentile da parte tua dare un po' d'acqua a Pato. Oh, fiore! Che starò facendo? Oh, ci sono. Ellie farà un bel bagno freddo per rinfrescarsi. Bella idea. Niente di meglio per un elefante. Un bel bagno fresco.
Oh oh, non c'è più acqua. Fine del bagno di Ellie. Lo desiderava così tanto. Oh, poco io, bella iniziativa. Farai stare Ellie certamente meglio. Ma diamo un occhio al tuo... Fiore! Oh no! Pocoyo ha usato tutta l'acqua per aiutare i suoi amici. E adesso non ce n'è più per il fiore. Non preoccuparti, qualcuno ti aiuterà. Anzi, forse qualcuno sta già arrivando. Qualcuno può dire a Pocoyo chi arriva? Sì, bello, ma temo che il fiore abbia bisogno di altro. Fiori, musica! Ehi, guardate! Quando gli amici si aiutano fra loro, possono succedere magie! Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Il seme. Ciao Pocoyo. Ciao! Ma cos'è? Sai una cosa? Io direi che potrebbe essere un seme gigante. Tu sai cosa si fa con un seme, vero Pocoyo? Cosa ne pensate voi? È questo che si fa con un seme? Metterselo in testa? No! Metterlo nella bibita? È giusto? No! Noi si mette lì! Si pianta nel vaso? Sì, si pianta nel vaso! Esatto! Sono sicuro che fra non molto qualcosa di molto speciale spunterà da quel seme. Ci sta mettendo un sacco di tempo, però. Beh, ci vuole un bel po' di tempo per crescere, sai? Che c'è, Pocoyo? Qualcosa non va? Oh, certo! Ti scappa la pipì! Ok, pensiamo noi a tenere d'occhio il tuo seme. Corri! Ciao, Ronfotto! È un seme gigantesco, vero? Aspetta, che stai facendo? Ti senti meglio ora, vero Pocoyo? Perché, vedi, c'è una cosetta che ti devo dire. Si tratta del tuo seme. Non ti arrabbiare, Pocoyo. Ronfotto voleva solo fare merenda. Ora lo rimettiamo al suo posto. Ah,
Ehi, guarda, c'è Lula. Ciao, Lula. Oh no, Pocoyo, svegliati, svegliati! Oh no! Però se lo chiamiamo tutti insieme forse riusciamo a svegliarlo. Pronti? Svegliati, Pocoyo! Svegliati! Oh, meno male. Lula voleva solo giocare. Sì, così nessuno potrà mai rubare il tuo seme, Pocoyo. Ciao, Pato. Pato, lo so che ti sembra un uovo, ma in realtà non... Oh no! Che cos'è? Bene, direi che ora il tuo seme è molto più che al sicuro, Pocoyo. Nessuno potrebbe mai rubartelo così. Fiore! È bellissimo! Ciao, Ellie! Attenta! Oh, questa non ci voleva! Oh, Pocoyo! Ellie non ha fatto apposta a rovinare il tuo fiore! E adesso è caduta nella tua trappola. Oh no, Lula! Ah, ma qui ci sono tantissimi semi! Qualcuno di voi può dire a Pocoyo cosa può spuntare da tutti questi semi? Fiori! Tanti fiori! Esatto! Tanti, tantissimi fiori! Ce n'è per tutti! Urrà! Uh-huh! Wow! Evviva Pocoyo! E ovviamente, yeah! Evviva gli amici! Ciao ciao, alla prossima! Il tubo sporco. Ciao Ellie, stai preparando una bella tazza di tè? Caspita, l'acqua non ha un bel colore! Buongiorno, Pocoyo. È l'ora del bagno. Non ti stai dimenticando qualcosa? Beh, anche quest'acqua è sporca. Ciao, Pato! Fa attenzione, Pato! L'acqua non ha un bel colore! Yeah.
Bisogna fare qualcosa immediatamente. Molto bene. Per prima cosa, bisogna capire dove partono i tubi. Bisogna pulire l'acqua dello stagno. Povero pesciolino. Lo aiutiamo? Molto bene, Pato. Presto lo stagno sarà pulito. Che l'acqua sia ancora sporca. Congratulazioni! Ottimo lavoro! Che giornata meravigliosa in questo stagno così pulito e bello da vedere! Ed è tutto merito del vostro impegno e del vostro lavoro, ragazzi! Le vacanze. Ciao, Pocoyo! Sono contento di vederti! Ciao! Dove sei stato in queste ultime settimane? Sì, ho capito! Sei stato in vacanza! Sono sicuro che non vedi l'ora di dirlo ai tuoi amici! Ecco qui Pato! Anche lui è appena tornato dalle vacanze! E poco io avrete molte cose da raccontarvi. E anche tu, Ellie!
Le vacanze sono finite per tutti. È il momento di tornare a vedersi. Ah, finalmente a casa. Che bello di nuovo insieme. C'è anche Ellie, molto bene. E c'è anche Ronfatto. Bene, allora raccontateci che cosa avete fatto in vacanza. Chi vuole iniziare? Pato? Oh, certo, sei stato al mare. Hai fatto un castello di sabbia. Poi sei andato a pescare. Come dici? Hai pescato un pesce più grande? Ancora più grande? Di più! Enorme! Adesso tocca a Ellie. Tu sei stata sulla neve. Molto bene, raccontaci. Hai conosciuto nuovi amici. E hai fatto un pupazzo di neve. Wow, com'è grande! Hai anche saltato con lo snowboard. Che divertimento! Come? Saltavi più in alto. Così in alto? Saltavi così in alto che avevi il tempo di leggere, di fare yoga e addirittura di prendere il tè con gli amici. Questo sì che è incredibile. Sembra che Pocoyo e Pato siano d'accordo con me. Va bene. Raccontaci la tua avventura, Pocoyo. Hai fatto un viaggio nello spazio. Hai volato vicino a pianeti incredibili. Un pianeta di insalata. Fa bene alla salute. E un pianeta alla fragola. Che buono! Sei arrivato fino a un pianeta fatto di torta e caramelle giganti. Sei sicuro, Pocoyo? Sembra che tu ti sia divertito molto. E hai mangiato tutto il pianeta? Sì! Ma veramente? Non penso che gli altri crederanno a questa storia, Pocoyo. E le tue vacanze, Ronfotto, come sono andate? Tu cosa hai fatto? Beh, si direbbe che queste siano state le vacanze più belle. Le mie più belle. Un momento, perché dovete litigare per le vacanze? La cosa più divertente è condividere le avventure con i propri amici. Anche se quello che raccontate non è esattamente tutto vero. No. Andiamo, Pocoyo. La cosa più bella è che siete di nuovo tutti insieme. Sì! Forza, andate a giocare. Andiamo. Molto bene. Ciao. Ciao, amici.
Hai sentito? Che cos'è? Cosa potrà mai essere? Qualcuno può aiutarmi? Chi è che canta? È Pato! Pato, sei proprio tu! Non credevo che sapessi cantare così. Ecco fatto. Pato adora lavarsi più di ogni altra cosa al mondo. Quante docce hai già fatto oggi, Pato? 3? Oh, scusa, 4, naturalmente. Ora però farai meglio ad andare. Pocoyo e Ellie ti aspettano. Eh sì, Pato è proprio contento quando sente di essere pulito. Pato, Pato, attenzione! Ci è mancato poco. Direi che Ellie e Pocoyo stanno pranzando. Chissà cosa mangiano. Non vuoi un panino, Pato? Oh, ci sono! Non vuoi sporcarti, eh? Pato, perché non vieni fuori ora? Scommetto che Pocoyo e Ellie hanno finito di mangiare. Adesso saranno impegnati con qualche altro gioco. Ma dove sono? Eccoli che colorano con le mani, sporchi e contenti. Oh, poveri noi. Eh sì. Tranquilli voi due. È solo che Pato non vuole nemmeno colorare con le mani. Sapete, si è appena fatto la doccia. Che c'è, Ellie? 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 Pocoyo! Sai, Pato, non devi avere così tanta paura di sporcarti. Sì, lo so che sei pulito, ma Pocoyo e Ellie hanno finito di colorare. Che gioco staranno facendo ora? Certo, qualcosa che sporca meno. Incredibile, Pato! Non hai una goccia di fango addosso! Un secondo. Pato, si è tanto impegnato per rimanere pulito, ma... qualcuno sa dirgli cos'è successo? È sporco! Sì, Pato. Purtroppo hai una macchia di fango addosso. Guarda. Pato, Pato, Pato! È quello che cercavo di dirti prima. Sporcarsi non è così grave. No, no, sul serio. Guardala così. Ti piace lavarti, vero? Beh,
lavarsi non sarebbe così divertente se prima non ti sporcassi un po', non credi? Oh, guarda che carini! I tuoi amici ti hanno portato una vasca! Pato deve avere capito che fare il bagno è un po' più divertente se si è un po' sporchi, ma che è ancora più divertente se si è tanto sporchi. Evviva chi si sporca! E anche chi si lava! Evviva, evviva Pato! Evviva Pocoyo! Vi aspetto dopo nella vasca da bagno! Ciao, ciao! Nina. Ciao, Pato! Che bella giornata per occuparsi delle piante! Accipicchia, Pato! Sembra che qualcuno abbia chiuso il rubinetto. Stai dicendo di aver visto una creatura verde come quella? Nina, perché non ti presenti Pocoyo? Pocoyo! E questo è Roberto. Ciao Nina e Roberto! Sembra che non abbia mai dato la mano a nessuno. Adesso, Pato. Un ombrello? Ma non sta
piovendo. Stai dicendo di avere già visto prima Pato? Stavi giocando con la tua amica Coccinella ed è spuntato Pato. Si è messo ad innaffiare le piante e ti ha bagnato. Però, Nina, Pato non aveva sicuramente intenzione di bagnarti. Stava solamente innaffiando le piante per aiutarle a crescere. Sì, perché a Pato piacciono le piante più di ogni altra cosa. Dice che tutti quelli che amano le piante meritano un grande abbraccio. Capito! È per avvisare Nina ogni volta che Pato innaffia le piante. Molto bene! Bisogna festeggiare! Roberto, please? Mi chiedo dove possa essere Pocoyo. Eccolo lì, che vola a bordo del Vamoosh. Ciao, Pocoyo. Ciao, ciao. Ciao. Cosa vorrà fare ora Pocoyo? Oh, credo che Pocoyo voglia mostrarci qualcosa. Di che si tratta, Pocoyo? Cos'è quella? Qualcuno sa dirmi cos'è? È una tenda! Tenda! Sì, con una tenda si può dormire all'aperto. Cioè, si campeggia. Andiamo a campeggiare, Pocoyo? Meraviglioso! Adoro campeggiare! Non lo trovate emozionante? Ma viene qualcun altro con noi? So di chi si tratta. Anche Pato viene in campeggio. Fantastico! Niente bagagli, Pato? Sei proprio convinto che ci serva? Spazzola per il bagno, Pato. Non credo che troveremo una vasca dove stiamo andando. Oh, povero me. Non imparerò mai che non serve discutere. Allora, hai preso tutto, Pato? Bene. Oh, dimenticavo. Abbiamo riempito il Vamoosh di cose, ma ancora non abbiamo preso niente da mangiare. Caspita! Bene, magari ora possiamo partire? Ciao, Ellie! Cosa pensi di portarti in viaggio, Ellie? Tutto lì. Solo il tuo orsacchiotto. Ottima notizia. Direi che siamo pronti. Ellie, sali a bordo con l'orsacchiotto e andiamo. Temo che abbiamo caricato troppe cose sul Vamoosh. Forse sono troppo pesanti perché riesca a decollare.
Pocoyo, Pato, secondo voi cosa dobbiamo fare per far volare il Vamoosh? Qualcuno è in grado di aiutare i nostri campeggiatori? Il Vamoosh è troppo pesante per volare. Cosa possono fare per riuscire a farlo decollare? Eliminare qualcosa! Togliere qualcosa! Oh, ottima idea! Pocoyo pensa che dovresti lasciare a terra la tua vasca da bagno. Pocoyo, tu invece potresti lasciare il frigo. Su, su, andiamo. Temo che dobbiate tutti rinunciare a qualcosa. Guardate Ellie. Lei rinuncia all'unico oggetto che aveva scelto. Sa benissimo che questa gita, in fondo, è una scusa per stare insieme. Accidenti, Pocoyo, non pensi di poter rinunciare a qualcosa? Adesso sì che ci siamo. Guardate! Bingo! Sta volando! Ce l'abbiamo fatta! Il Vamoosh si allontana! Beh, almeno siamo riusciti a farlo decollare. Ma se n'è andato a campeggiare senza di noi. Sai, Pocoyo, ora che il Vamoosh non c'è più, dubito che riuscirai a campeggiare lontano da qui. Ma forse non ne hai bisogno. Hai i tuoi amici e tutte le tue cose. Campeggiare! Guarda, guarda. A quanto pare, campeggiare può essere altrettanto piacevole sia che si vada lontano o che si rimanga a casa. Basta avere l'indispensabile. E cioè, i vostri amici. Evviva Pocoyo! Alla prossima! Ah, ecco Pocoyo. Ciao! Ciao! Oh, che bei giocattoli! E che bei colori hanno! Che c'è, Pocoyo? Hai visto qualcosa? Caspita, cos'è quella cosa che hai trovato, Pocoyo? Sembra interessante. Bottoni! Sì, hai ragione. Prova, schiaccia un bottone. Vediamo cosa succede. Ma tu guarda, il trenino è diventato rosso! Guarda ancora! Cosa fa cambiare i colori? Tu lo sai, Pocoyo? Qualcuno può aiutare Pocoyo? Secondo voi, come fa a cambiare il colore delle cose? Schiaccia i bottoni! Sì, credo che abbiate ragione. Quando Pocoyo schiaccia un bottone di quel giocattolo, i colori cambiano. Prova a schiacciare un altro bottone, Pocoyo. Sì, è proprio il giocattolo che fa cambiare colore alle cose. Incredibile!
Tutte le costruzioni sono diventate rosse! Sì! Ora la radio è di un nuovo colore! Wow! Attento, Pato! Oh! Oh! Oh, cielo! Oops! Caspiterina, stai attento, Pocoyo! Pocoyo? 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 Ti diverte cambiare i colori? Sì, e credi che anche gli altri si divertano? Davvero? Vuoi riportare le cose alla normalità, Pocoyo? Beh, sono certo che si può. Dobbiamo solo ricordarci il colore originale di ciascuno. Qualcuno può aiutare Pocoyo? Perché non dite a Pocoyo quando azzecca il colore? Forza, Pocoyo! Fai qualche tentativo. Iniziamo. Di che colore è Pato? Rosa? No! Blu? No! Giallo? Esatto! Pato è giallo! Sì! Vediamo chi c'è ancora! Oh, sì, certo, Ellie! Sapete indicare a Pocoyo il colore giusto di Ellie? Giallo? Blu? No! Rosa! È rosa! Sì, è rosa! Naturalmente! Dovremmo aver finito. Che c'è, Pato? Cos'hai che non va? Oh, cielo! Il cappello di Pato è ancora del colore sbagliato! Lo vedi, Pocoyo? Pocoyo! Bravi tutti quanti! Evviva Pocoyo! Ciao ciao! Alla prossima! Ehi! Hey, ciao Pocoyo! Ciao! Un momento, stai per dipingere un quadro. Oh, ma che meraviglia! Ma, Pocoyo, cosa hai in mente di dipingere oggi? Amici! Che idea stupenda! Fare un quadro dei tuoi amici! E chi dipingerai? Non vedi nessuno nei paraggi? Qualcuno può aiutare Pocoyo? Secondo voi, chi dovrebbe dipingere? Dipingi Lula! Lula! Ottima idea! Sono certo che Lula sarà una modella perfetta! Non ti muovere!
Ah, è il colore perfetto per Lula. Non ti muovere. Lula, Lula! Beh, non prendertela, Pocoyo. Puoi sempre dipingere un altro dei tuoi amici. Pocoyo, dipinge Ellie! Hai scelto proprio una bella posa per il tuo quadro. Ellie! Per favore! Non muoverti! Ellie! Ellie! Non muoverti! Temo che oggi Ellie sia troppo agitata perché tu possa farle il ritratto, Pocoyo. Ma deve esserci qualcun altro che puoi dipingere. Pocoyo, dipinge Pato! Questa sì che è una posa interessante. Ti verrà certo un ritratto straordinario. Oh no! Oh, povero Pato! E dire che ci ha provato a rimanere fermo per te, Pocoyo? Pocoyo? Dove stai andando? Qualcosa non va? Oh, ci sono! Non sei soddisfatto di come sono andate le cose? Ma, Pocoyo, diamo un'occhiata al tuo dipinto! No! Oh, andiamo, Pocoyo. Solo una sbirciatina. No! Forse potete aiutarmi voi, bambini. Chiedete a Pocoyo se ci mostra il dipinto. Se davvero volete vederlo, forse ci accontenterà. Forza, provate a chiederglielo. Mostraci il quadro, per favore! Oh, è stupendo, Pocoyo! Guardate, l'arancione rappresenta Lula, il rosa Ellie e quella strana forma indica Pato, visto? Visto, Pocoyo? Sei un artista meraviglioso e i tuoi amici sono fortunati ad avere un dipinto così bello. Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima!